Dunque, tre punti per ripartire. Non si poteva chiedere di più. Il nuovo corso affidato a Giovanni Bucaro, vice di Zeman, è cominciato con il sorriso. Ed ora l'impegno piuttosto probante sul campo della vice capolista Torres. Si gioca sabato prossimo, 2 marzo alle ore 14, diretta in esclusiva e in chiaro su Rete 8, con ampio pregara a partire dalle ore 13. Squalificato Tuniov torna a Cornero. Nel corso della trasmissione Solo Calcio, la sintesi delle dichiarazioni rilasciate dal DS Daniele Delicarri. È naturale che la filosofia è quella, è sempre stata quella. Il Pescara è una società che vive con la sostenibilità. Quando si parla di giovani, di fare investimenti sui giovani, il Presidente me l'ha sempre permesso in questi 2 anni di fare una scelta del genere, perché la sostenibilità passa attraverso i giovani e passa attraverso le cessioni dei giovani, perché tanto se prendi i giovani bravi te li chiedono, il mercato è quello e il Pescara si deve sostenere su questo, naturalmente con ambizione, cercando di provare a vincere. La filosofia societaria è ben chiara, io la vedo molto palese, cioè non sembra che non ci inventiamo niente. Però, facciamo le cose normali, investiamo sui giovani, l'abbiamo fatto, ci abbiamo 24 giocatori l'anno prossimo di proprietà, è normale che qualcuno andrà via perché ce lo chiederanno, è normale che se ti fanno una richiesta e ti accontentano, perché noi non dovremmo vendere il giocatore? Io non lo capisco questo. Mi sembra strano che il Pescara non riesca mai a trattenere un giocatore. A gennaio il Presidente, e io ti dico la verità, lo dico onestamente, fosse stato in lui, l'ho detto anche pubblicamente. Avresti venduto Mesic? Io Mesic l'avrei venduto, eppure lui ha rifiutato. Ma non per l'avrei venduto perché avevo già le idee chiare come sostituirlo, naturalmente. Lescano la Triestina ce l'ha chiesto, ce l'ha pagato, ok. Era un'opportunità per lui. No, molto probabilmente non era un'opportunità per noi, ma la società pensa di voler tornare in Serie B, ma certo, o no? Ma non significa non essere ambiziosi se uno costruisce una squadra nel giro di 2 anni dove comunque rimangono 7-8 calciatori in pianta stabile e prendere dei giocatori poi da unire a questi 7-8. Però devono rimanere i migliori. Ma i migliori delle volte non ti rimangono. Cioè, è come ricominciare da capo, dice Giancarlo. Giancarlo, se un giocatore a un certo punto riceve un'offerta più importante, e succede alle grandi squadre, non alle piccole squadre, alle grandi squadre, se vendi 2-3 giocatori ci può stare, ma quello è l'obiettivo, a scalare è quello l'obiettivo, sempre tornando al discorso della sostenibilità. Diciamo che si vive la giornata attualmente a Pescara, è la sintesi, o no? Perché alla giornata? Cioè, no, chiedo. Non è la giornata, assolutamente, perché come ti ho detto prima, molto probabilmente io avrei fatto una scelta diversa rispetto al Presidente di vendere Mesic, lui ha fatto una scelta completamente diversa dalla mia. Nonostante avessi trovato già un altro calciatore da sostituire. A che punto è il rinnovo, la pratica di rinnovo di Aloy? Perché mi sembra. In questo momento è stand-by. Tutto stand-by. Però in stand-by vuol dire che praticamente non mettiamo questi paletti, perché Aloy adesso che si stende. E vabbè, comunque a parte Aloy. Ci sono i campioni del mondo scadenza, quindi non credo che. Possiamo pensare, okay. Allora, in questo momento i giocatori devono pensare a far bene. Oggi è anche difficile trovare un investitore. Io vi assicuro che il Presidente sta facendo di tutto per far sì che questa società vada in mani, prima di tutto sicure, che è la cosa che più gli interessa e più gli preme, perché essendo della città, essendo un tifoso, diventato tifoso col tempo ancora di più, lui deve dare la società in mano a persone serie, se no la società lui non la cede.